Oggi siamo qui per denunciare l'abbandono tra i fragili dei più fragili, cioè delle persone non deambulanti di tutta la provincia di Pescara, siano essi ultraottantenni, fragili o disabili. Sono stati lasciati a casa senza una risposta da parte della ASL e con una promessa che sarebbero stati richiamati. Alcuni di loro infatti non si sono potuti recare nei centri vaccinali e non hanno ricevuto nessuna chiamata. Alcuni sono stati fortunati dall'avere il proprio medico curante che ha aderito alla campagna di vaccinazione domiciliare, ma molti altri no. E tra l'altro, in base alla convenzione sottoscritta tra la Regione Abruzzo e i medici, non è possibile neanche farsi vaccinare da altri medici curanti che nel frattempo hanno aderito alla vaccinazione domiciliare. Non c'è un registro e, caso molto molto grave, da qualche giorno abbiamo saputo che alcuni medici di base che hanno aderito alla campagna di vaccinazione domiciliare, quindi potrebbero andare da queste persone non deambulanti, non hanno ricevuto alcuna dose di Moderna, il che ci sembra veramente un fatto gravissimo. Per questo abbiamo chiesto spiegazioni con un accesso agli atti all'ASL, a cui non abbiamo avuto ancora una risposta completa. C'è poi un aspetto che riguarda il sito di Poste. Oggi chi si prenota per fasce di età al sito di Poste non ha la possibilità di scegliere la vaccinazione con il medico vaccinatore, il medico di base, nonostante che ci siano molti medici di base che hanno già aderito e che stanno facendo le vaccinazioni in ausilio naturalmente alle strutture dell'ASL presso gli hub vaccinali. Che cosa chiediamo quindi? All'ASL di Pescara intanto di procedere immediatamente. La risposta che ci hanno dato: un turno di lavoro permette di vaccinare 6-8 persone a domicilio, non può essere una scusa per lasciare a casa le persone più fragili, soprattutto in un momento in cui si tende a riaprire un pochino tutto. Quindi di intensificare il numero delle squadre, anche perché abbiamo letto degli atti dell'ASL in cui alcuni medici sono stati presi, medici naturalmente che hanno aderito, erano in quiescenza e stanno vaccinando per una somma di 40.000 euro per 4 mesi. Non vogliamo naturalmente sindacare su queste somme, vogliamo però che questi medici e il personale tutto dell'ASL sia utilizzato anche per comporre delle squadre che vadano a casa di queste persone che non possono spostarsi.